dopo i doverosi ma sinceri, scusate, io non ho proprio sinceri e sentiti ringraziamenti, e prima di iniziare permettete così anche a me di unirmi al coro unanime degli anestesisti sardi nel porgere saluto al professor Rui, che lascia clinica l'insegnamento. Potremmo dire tante cose, professor Ruiu. Quello che posso dire io, parole brevi, è questo, pochissime parole. È stato per molte generazioni di anestesisti, la mia compresa, un faro e un punto di riferimento importante. Insomma, io poi ho personalmente validi motivi per essere riconoscente al professor Ruiu. L'argomento che così affronterò in questa chiacchierata è un argomento che in genere è considerato ostico, e proprio per questo spesso è stato, come dire, trascurato. Dico da noi anestesisti per quanto riguarda questa parte, ma voglio dire in genere la conoscenza delle leggi, quindi diciamo la medicina legale, per noi medici è sempre stata vista come una sorta di oggetto quasi misterioso. E abbiamo demandato tutto ai medici legali. Per carità, i medici legali giustamente devono fare questo. Però noi dobbiamo riappropriarci di alcune, diciamo così, di queste conoscenze, perché intanto conoscere le leggi aiuta, cioè, aiuta molto, ci cioè, aiuta molto nella vita nostra lavoro. Ma poi, voglio dire, soprattutto per quanto riguarda questo aspetto, conoscere queste leggi ci permette di assolvere ad un obbligo ben preciso, che è quello, nello specifico, di accertare la morte, come dice la legge, in tutti i casi nei quali la morte si verifica. Mia assoluta certezza, ormai lo posso dire, non è che abbia grandi problemi, che nella maggior parte delle rianimazioni italiane si fa finta che i morti cerebrali non esistano. I dati sono davanti a tutti. Soltanto il 10% delle rianimazioni in Italia effettua prelievi d'organo, significa che soltanto il 10% delle rianimazioni accerta la morte, perché noi vedremo che le cose sono conseguenti anche se poi dal punto di vista strettamente giuridico separate. Quindi noi dobbiamo metterci nelle condizioni di accertare la morte in tutte le rianimazioni. La legge lo impone, e se questo non è possibile dobbiamo, probabilmente ci sono anche dei motivi validi, dobbiamo cercare di ovviare. Tanto per intenderci, bisogna finirla col trasportare i morti da una rianimazione ad un'altra per fare l'accertamento della morte e il successivo prelievo d'organo. Poi lo facciamo anche, però bisogna evitarlo, perché la legge dice chiaramente che l'accertamento della morte va fatto laddove la morte si verifica. Bene, il dottor Zanello ha già accennato, mi piace molto questo, il fatto che questa mia chiacchierata si integra con quella di Marco Zanello. Ebbene, di morte cerebrale si parla già da molto tempo. Nel 1972 Plum e Posner, nel loro stupendo libro Stupore e Coma, avevano già proposto una prima definizione di morte cerebrale. Secondo loro, infatti, la morte cerebrale è la conseguenza di una lesione encefalica irreversibile di gravità tale, queste sono le loro parole chiaramente, quindi non le ho modificate, di gravità tale che l'organo non è più in grado di mantenere l'omeostasi interna. È una legge che risale a quasi 30 anni, tutto sommato però è ancora valida, perché la legge 578 del 93, già più volte citata, che disciplina praticamente questa attività, all'articolo 1 così recita: la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo. Quindi mi sembra proprio che tra le due definizioni, nonostante i 30 anni, non ci sia una grande differenza. Però questa legge ha una valenza importante, perché per quanto ci sembri naturale che sia così, ebbene, è la prima volta nella giurisprudenza italiana in cui la morte viene a, come dire, un suo riconoscimento giuridico. E questo permette a noi anestesisti rianimatori, o comunque a quanti si vogliono veramente
affrontare in maniera corretta il problema, permette di, come dire, essere conseguenti, cioè di poter agire con la copertura della legge. Guardate, la legge italiana per quanto riguarda l'accertamento della morte è una legge molto restrittiva. Io personalmente sono contento che la legge italiana sia così restrittiva, perché se la legge italiana viene applicata, l'accertamento della morte attualmente è, come dire, una pratica senza, tra virgolette, senza problemi, senza grosse implicazioni. Dico implicazioni di collegato. Allora, stato già detto prima, Marco Zanello con la sua mirabile, diciamo, capacità espositiva ha spiegato quali sono gli aspetti fisiopatologici della morte cerebrale. Ha anche accennato a quelli che sono le basi anatomiche, cioè la necrosi dell'encefalo, una situazione chiara, precisa dal punto di vista anatomico, anatomopatologico ovviamente, ma anche dal punto di vista clinico. In questa diapositiva è praticamente riassunto la base fisiopatologica della morte cerebrale, la quale si verifica ogni qualvolta vi è l'azzeramento della pressione di perfusione cerebrale, cioè praticamente l'azzeramento di quel gradiente che permette all'encefalo di essere vascolarizzato. Quando questo avviene, sorge la morte, quindi una. Ma su questo dato non mi soffermerò ulteriormente. Come vi dicevo prima, la legislazione italiana al riguardo è molto restrittiva. Sono tantissime le leggi che disciplinano questo argomento, ma in questa mia diapositiva ho indicato le principali, un po' in sequenza cronologica. Una prima legge è quella che risale alla 644, che risale al 75, col suo regolamento di attuazione, cioè praticamente con la legge 409, poi la 578 del 93, che ha veramente rappresentato una chiave di volta importante per quanto riguarda questo tipo l'attività, col suo regolamento di attuazione della 582, e poi questa legge fantasma, poi vedremo perché, questa legge virtuale, una bellissima legge che è lì come insomma un quadro e aspetta ancora di essere messo in cornice e appeso per poter essere utilizzato. Si guarda la legge, deve essere utilizzata, la si applica, e purtroppo questa legge per ora non può essere applicata. Allora, se noi applicassimo integralmente la legge, cioè accertare tutte le morti, eventualmente sui casi in cui vi è l'indicazione fare il prelievo d'organi, noi avremo un certo numero di prelievi d'organo e un certo numero di trapianti. Al riguardo, cioè proprio per valutare, come una sorta di feedback, per valutare l'efficacia della nostra attività, sono stati proposti vari indicatori. Chi veramente negli ultimi tempi ha fatto un po' il punto della situazione, diciamo che sono stati gli spagnoli. Noi con gli spagnoli lavoriamo, poi con Marco, insomma, sono anni che lavoriamo insieme, e loro, sapete che la Spagna attualmente è al primo posto al mondo per quanto riguarda gli americani, vanno in Spagna a vedere un po', soprattutto la parte organizzativa. Loro hanno proposto tutta una serie di indicatori. Questi indicatori ci servono per, anche noi, per valutare, cioè, ma la nostra attività corrisponde, si inserisce in questo tipo di, diciamo, in questo tipo di parametri. La risposta, come sapete, che per quanto riguarda la media nazionale in Italia no, anche se abbiamo fatto dei grandi progressi. In Italia attualmente facciamo più o meno 15,6 dati l'anno scorso per lievi d'organo per milioni di abitanti, la media europea è 17, voi pensate che la media spagnola di oltre 33-34, addirittura nella Catalogna, la zona, diciamo così, Barcellona e tutta la regione praticamente, supera raggiunge, che sono 39, qualcosa più di 39 per lievi d'organo per milioni di abitanti. Allora, questi indicatori, questi sono alcuni. Poi ciascuno si può fare un po' i calcoli, vedere se effettivamente l'attività corrisponde o no. Per cui ecco che in un ospedale che ha un reparto di neurochirurgia, perché è logico che se non c'è la neurochirurgia le cose sono diverse, il numero delle morti cerebrali, allora parliamo di morte cerebrale, per anno è pari a 1, va dall'1 al 3% delle morti totali, quindi 0,5,
calcoli, vedere un po' come sono i dati, oppure 1-2% per posto letto di terapia intensiva. Faccio un esempio, il nostro reparto che ha una grosso modo 13 posti letto, perché noi abbiamo 12 posti letto ma con una percentuale di occupazione del 100 oltre il 110%, quindi praticamente sono 13 posti letto, noi vediamo mediamente 30 morti cerebrali, qualcosina in più, diciamo. Per una oppure questo è un altro parametro, per una popolazione di 1 milione di abitanti si verificano 30-40 morti cerebrali per anno. Si può fare qui molto facilmente il calcolo, per esempio per una popolazione della Sardegna che ha 1.660.000 abitanti. Il dato importante è questo, che il 50% delle morti cerebrali, questo è un dato statistico, deve sfociare in un prelievo. Quindi sono dei dati, numeri, uno se li prende e poi fa un po' i suoi calcoli e le sue deduzioni. Ebbene, vi dicevo, la prima legge, la 644 del 75, questa è una legge che ci ha permesso di fare prelievi d'organo, che però ha procurato qualche guaio, perché è una legge datata e perché è una legge che parte con un errore di base fondamentale, e cioè che l'accertamento della morte, contrariamente a come quello che succede con la legge, l'ultima insomma, secondo la 644 l'accertamento della morte era finalizzato esclusivamente al prelievo degli organi. Se non si faceva il prelievo degli organi non si poteva fare l'accertamento della morte. Voi capite benissimo come, diciamo, come punto di partenza, veramente proprio nel senso di inviare un messaggio corretto alla gente in genere, al parente nel caso diciamo specifico, si tratta di qualcosa di aberrante. Secondo questa legge dovevamo escludere i pazienti deceduti per lesioni cerebrali secondarie, tanto per intenderci l'ischemia cerebrale da arresto cardiaco, tanto per intenderci. Il test dell'apnea era descritto in maniera assolutamente incongrua, non serviva a niente. E poi c'era la veramente terribile indicazione di questa indifferenza dei flessi plantari, che non si capiva cosa volesse dire. Indifferenza vuol dire assenza, oppure vuol dire che c'erano ma che però non volevano dire niente. Non si capiva, i medici legali, quelli che lavorano con i procuratori, la interpretavano in maniera del tutto particolare. Per una di queste cose qua io ho rischiato di andare in galera. Ecco, come vi dicevo prima, è stato importante per noi la promulgazione di questa legge, la 578 del 93, ma soprattutto diciamo alla quale ha fatto seguito immediatamente la 582, cioè i criteri praticamente di attuazione, cioè la legge che ci dice questa legge va applicata in questo modo. Allora, i punti fondamentali che caratterizzano questa legge sono, prima di tutto, la legge disciplina la morte cerebrale. Ricordate, articolo 1, la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni delle cellule. La legge dice questo, dice semplicemente che noi dobbiamo accertare la morte e basta. Poi, prelievo d'organi si può fare, non si può fare, se c'è il consenso, se ci sono le indicazioni cliniche, se il paziente c'è un tumore o meno, vabbè, sono tutte cose secondarie. Quindi, come dicevo, la legge chiarisce in termini precisi il concetto di morte e poi si muore in un solo modo. Cioè, se io ho un morto cerebrale, faccio l'accertamento previsto dalla legge secondo le cadenze, eccetera, eccetera. Dopodiché si fa il prelievo d'organi, ok, il donatore viene portato in sala operatoria per il prelievo e poi in camera mortuaria. Non si fa il prelievo d'organi, dopo le 6 ore, come si dice, si stacca tutto, insomma. Cioè, interrompo qualunque tipo di intervento farmacologico, tecnologico nei confronti di questo, che è un cadavere, altrimenti se così non fosse si potrebbe configurare un reato, diciamo, addirittura di vilipendio di cadaveri, ma come minimo l'accanimento, terapeutico. Voi capite l'importanza di mandare un messaggio ben preciso, per esempio al padre di un ragazzo che è deceduto, al quale gli si dice comunque sia, dopo 6 ore io stacco tutto e il cadavere va poi portato nella mortuaria per il corpoio, diciamo, quel rispetto che si deve ai defunti. Ci sono alcune innovazioni importanti, vorrei sottolineare il fatto che si possono utilizzare anche i casi di morte cerebrale secondaria, purché passino almeno 24 ore, cioè paziente ha un arresto cardiaco, tanto per intenderci, arresto cardiaco, va in ischemia cerebrale, va in morte cerebrale, si può fare il periodo
disponibili per i periodi di osservazione purché siano passate 24 ore dal momento della, del, diciamo così, dell'evento causale, cioè almeno 24 ore dopo che è avvenuto l'arresto cardiaco. Non si parla, questi famigerati riflessi plantari sono scomparsi, anzi la legge dice chiaramente la comparsa, la presenza dei riflessi spinali, come ci ha detto prima Marco Zanello, non inficia assolutamente la diagnosi di morte cerebrale. E poi la determinazione dell'apnea, uno dei punti fondamentali per la diagnostica della morte cerebrale, è specificata in maniera chiara, la legge dice, ma questo gliel'abbiamo suggerito noi al legislatore, la legge dice, è necessario che la CO2, la pressione parziale, di anidride carbonica, raggiunga un valore chiaramente stimolante, cioè 60 mm di mercurio, e che il pH sia ovviamente acidotico. Allora, è giusto che si sappia, lo ricordiamo, periodo di osservazione e non è uguale per tutti, nella stragrande maggioranza dei casi sono 6 ore, diventano 12 ore nei bambini compresi tra 1 e 5 anni e diventano 24 ore nei bambini al di sotto di un anno, in cui, e ci sono delle motivazioni ben precise, l'immaturità dello sviluppo dell'encefalo, in cui è obbligatorio eseguire la determinazione del flusso ematico cerebrale. Ancora c'è da dire questo, che la osservazione della accertamento della morte può essere effettuato soltanto nel neonato che abbia superato almeno le 38 settimane di gestazione. Diciamo che il flusso ematico cerebrale ha, secondo la legge, la determinazione del flusso ematico cerebrale nella diagnostica della morte cerebrale. Stiamo parlando di diagnostica della morte cerebrale, non di prelievi d'organo, non di qualche cosa che deve essere fatto per i prelievi d'organo, deve essere fatto per l'accertamento della morte. Questo è un dato, c'è un elemento che secondo me bisogna sottolineare sempre e convinto. Nei bambini in età inferiore ad un anno, quando ci sono dei fattori concomitanti, per esempio un individuo è venuto a morte ma fino a poche ore prima faceva pentotal in infusione continua, oppure delle pentodiazepine, non so, il diazepam, un'emivita lunghissima, può arrivare a 30 ore e anche oltre. Ebbene, in questi casi la diagnostica della morte cerebrale, secondo i criteri classici, potrebbe non essere sicura. Bene, qui si fa una... deve determinare il flusso ematico cerebrale, oppure nei casi in cui non sia impossibile eseguire l'esame clinico, per esempio non so, distruzione dei tessuti, impossibilità di eseguire dei tessuti del cranio, per esempio impossibilità di eseguire l'elettroencefalogramma. Questo lo lasciamo, ecco, volevo dire, si possono usare vari sistemi per la diagnostica della morte cerebrale, sicuramente la SPEC e l'angiografia cerebrale sono i criteri più, diciamo, universalmente accettati. Noi ricorriamo alla prima, la geografia cerebrale non è scevra di rischi per quanto riguarda, diciamo così, il morto in funzione di un eventuale prelievo d'organi, mentre ancora dei dubbi ci sono per quanto riguarda l'esecuzione del Doppler transcranico, che voi sapete è molto, diciamo così, operatore dipendente, e poi l'attacco come si contrasta, alla quale noi sono e finiamo adesso. Allora, in questa legge noi possiamo parlare soltanto in termini molto teorici, perché è una legge che, come dicevo prima, non è applicata. Allora, è la legge che intanto è basata sul concetto non del silenzio assenso, che è un termine secondo me fuorviante, un po' aberrante, è basata sul consenso presunto. Cioè, in base a questa legge, adesso il consenso presunto, tutti i cittadini italiani, se maggiorenni, devono indicare in vita ed in piena coscienza la loro libera e consapevole volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo. Ovviamente sì, una volta morto, chiaramente sì. Mentre per i minori ovviamente la determinazione della volontà è demandata ai genitori. Quali sono le motivazioni di questa legge? Beh, scaturisce proprio da un'esigenza ben precisa, cioè ciascun cittadino deve prendere una decisione secondo, diciamo, le proprie convinzioni, ma in un momento di, come si dice, a bocce ferme, cioè non nel momento in cui noi siamo spesso costretti a rivolgerci ai parenti quando sono in preda all'ansia, all'angoscia per la morte di un proprio caro. Tante volte i parenti ci dicono: ma lei non mi può chiedere questo in questo momento? Dal loro punto di vista hanno perfettamente ragione. Infatti spesso i dinieghi avvengono proprio perché il parente non riesce a razionalizzare, non riesce ad elaborare il lutto, cioè
non ci riesce, cioè quella componente razionale che è necessaria per prendere una decisione così importante, in quel momento può mancare, perché in quel momento prevalgono gli elementi irrazionali che attribuiscono appunto la sfera delle emotività, dell'angoscia e così. E poi qual è il meccanismo? È qui il problema. Il meccanismo è un meccanismo che teoricamente può essere, diciamo, semplice, in realtà per così ti lascia un po' perplesso. Io sto aspettando di vedere i regolamenti di attuazione. Cioè, il principio è questo: è previsto un sistema di informatizzazione che dovrebbe essere gestito dalle ASL. E già questo mi preoccupa. Non so, prima c'era il direttore generale, ma glielo. No, insomma, non è così. Dico al mio direttore generale, non vedo perché non lo debba dire. Cioè, voi capite cosa vuol dire, con tutte le difficoltà che hanno attualmente le ASL nel gestire quello, diciamo, lo storico, figuriamoci qualche cosa che deve essere, come dire, creato ex novo. Quindi è assente, e dai dati che poi dovrebbero essere riportati anche sui documenti sanitari personali, però non hanno ancora deciso in che cosa deve consistere questo documento, deve risultare questa volontà. Allora ciascun cittadino è considerato donatore sia se abbia dato una risposta affermativa, uno risponde e dice sì, sono un donatore, sia se entro 90 giorni dalla consegna dell'eventuale notifica dalla parte dell'azienda non abbia risposto, e qui naturalmente insorgono, potrebbero sorgere i problemi, perché ecco quali sono le problematiche, e cioè è necessario informare la gente deve essere informata per evitare che il consenso presunto in realtà sia un consenso dell'ignorante, nel senso di chi non sa e vabbè non risponde perché non capisce bene, e quindi diventa suo malgrado, senza saperlo, un donatore. Non è così, cioè, la legge prevede che il consenso sia informato. Il problema dell'informatizzazione l'abbiamo detto prima, e poi possibili interventi esterni. Purtroppo non è chiaro se in qualunque momento un parente possa inserirsi e dire ma mio figlio, mio marito eccetera non ha ricevuto, oppure non ha capito bene, oppure mi ha detto che, ecco, questo è un punto che non è molto chiaro. E poi, e questa è praticamente la domanda che mi permette poi di passare il testimone a il professor Nanni Costa, che è il coordinatore del Centro Nazionale Trapianti, il quale ci dovrebbe parlare appunto dello stato attuale di questa legge, cioè, ma insomma, per quale motivo questa legge, che è stata pubblicata nel 99 ancora, non è stata completata? Voi sapete che le leggi quadro, se non hanno i regolamenti di attuazione, sono praticamente carta straccia. Grazie.